Stai ascoltando lo Zoo di 105, stronzo. Era lì da mesi, anni, ma nessuno di noi aveva mai pensato che potesse essere perfetta per colmare un gigantesco vuoto. Ci è bastata una sola telefonata per capire che era lei quello che cercavamo da tempo. Lei non ha bisogno di recitare, non ha bisogno di allenarsi, perché lei è la più grande grezza, rozza e zamurra che abbiate mai conosciuto. Barbara del centralino dello zoo è la zia. Pronto? Grala! Chi è? Mi hanno detto che tu sei quella che si fa spruzzare. No. Che ne capisci di situazioni, di serate così? Mi faccio spruzzare da chi? No, in generale, cioè, c'è una che c'ha le robe che fanno attizzare, cioè, mi sembra una che ci sta dentro. Allora, senti, io sono disponibile a tutto, dimmi tutto. Ah, no. brava, così mi piace. Guarda, sono aperta a tutto. Allora, non sapevo che eri una come me, dai, bella. Allora, dimmi tutto. Senti, c'è una serata pesante. Con gente di colore, cioè cose di tutti i tipi, tutte le razze, tutte le robe. Ah, ok. Tu lo sai che per far alzare loro ci vuole una roba seria, non è? Che... certo, allora ti aspetto in negozio, dai. No, non hai capito, io devo capire quanto costa, come da qua. Allora, dimmi quanto vuoi spendere. Non ce n'è problema di soldi, cioè io non ho problemi. Non c'è problema di soldi? Ma vai, io sono un'artista. Allora, guarda, ma io ti conosco, ci conosciamo? Sì, ma io sono famosa, sono la zia, giro il mondo, ci siamo visti un sacco di volte. Ah, sì? Sì, ok, ascolta una cosa, mi sono arrivate adesso delle cose bellissime. Al di là del corpetto tutto borchiato per i zoma, bellissimi. Bello, copricapezzoli, frustino, c'ho di tutto e di più. Ma di pelle? Di pelle con tutti i Swarovski. Ma la quaglia com'è? La quaglia, zia, quanto costa la fresca? Com'è? La quaglia, quanto costa il frustino? $19.90. Cioè, tu lo sai che i nostri prezzi non sono... Ma non costa un cazzo, cioè va bene. E va bene, appunto. Ma senti... Oh, ma sono curiosa di vederti, vieni, no? No, tu non ti preoccupare, se vuoi puoi venire pure con me al festino, te ne metti uno pure tu, due frustini. No, guarda, io lo... Ma tu da chi lo prendi di solito? Che cosa? Che cosa? La salsiccia? Zia! Scusa, allora io sono qua per vendere. E io per comprare. Allora vieni da me che io vendo e tu compri. Vabbè, ma Fiorella, siamo amici, non è che ormai mi sono presa bene. No, la serata porto io non la posso io, fare perché ho passato l'età delle serate. Ma tu non ti preoccupare, porto la bamba, ci ripigliamo subito. Dai, allora quando vieni? Vabbè, comunque, senti, dimmi. Io ho bisogno, allora, in tutta sta situazione di borchie, frusse così, no? Sì. Nella mutanda com'è? Cioè, io ne voglio una mutanda che appena sposto la gonna c'ho già il culo bello pronto, il buco di fuori. Ma solo il buco di fuori? Con questo... Io sono sconvolta, comunque ho una mutanda che è aperta dietro. Al buco del culo libero? Sì. No, minchia, ma sei la top, Fiorella, brava. Ma io ti faccio una statua a te, ma tu... Ma l'hai mai provato? No, assolutamente no. Ma un bel c***o ci passa o...? Dai, mi stai mettendo in imbarazzo. Ma dai, 56 anni per mettermi in imbarazzo ci vuole. Ma cosa lo uso per c***are secondo te? Ho capito perché cosa lo usi, ho capito. Però, cioè, non è che sono nata ieri. Però sentirlo dire così apertamente, se permetti un po' ma in amicizia siamo giovani, dai. Sì, ho capito, però dai, vieni in negozio così facciamo pure due risate. Ma quindi se mi metto a pezzarazza, bella subito diretta, sì, no? Sì. Vabbè, da smorza candele, quelle robe lì. Sì. Ma invece davanti è normale. No, mi sei caduta sul clou. Ho capito, ma non è che li faccio io li compro. Ma se lo giro? Guarda, no, io sì, devi vederli, sono appena arrivati. Ma tu l'hai mai provato? No, io non l'ho provato! Ma senti, ma le vendi di ste robe o solo a me? Come non le vendo? Certo che le vendo. Ah, vedi? Se no che sto a fare qua, cambia l'aria. Vedi che non sono l'unica matta. No, non sei l'unica. Ma poi non è una matta, perché se gli piace queste cose, gli piace. Senti, Fiorella, dato che ormai siamo qua, no, sopra invece volevo tipo Manny di Serena Grandi, no? Lì cosa mi... c'erai qualcosa che... Mo non esagera, Serena Grandi è sorpassata da parecchio, adesso ci stanno quelle più belle. Poi quando lo tiro fuori faccio una spagnola, poi è un casino, se no.
facendo morire di risate. Ma perché, Fiorella, tu in spagnolo non le fai? No, mai fatte, mi da mia, quindi. Dai, Fiorella, però! Mi cadi sulle spagnole! Ho capito, però che ti devo dire? Ma come ce le grosse te? Una terza normale. Ma chi se ne vabbè, frega? Dai, oh, l'uomo piace, eh! Vabbè. Dai, passa in negozio, adesso devo c'è gente, non posso più parlare. Sai quando gli sbatti la tette sulle palle, che bello con una terza? Mi cadi sulla spagnola, è stupendo! Col dentro di? Merda!